Buongiorno ragazzi, oggi faremo una ricetta semplicissima senza l'ausilio di macchinari elettrici. Quindi facciamo una torta di mele con pochissimi ingredienti. Abbiamo bisogno di 3 uova, 120 g di zucchero, 120 g di farina. Poi abbiamo bisogno di una mela tagliata a fette in cui abbiamo messo un cucchiaino di zucchero e alcune gocce di limone, sia per non farle annerire che per farle insaporire. Quindi partiamo, versiamo le nostre 3 uova in una ciotola. Allora, abbiamo versato le uova, le mescoliamo leggermente . Quindi aggiungiamo lo zucchero. E mescoliamo per circa 3 minuti. Quando abbiamo mescolato per barra 2-3 minuti, andremo ad aggiungere la farina, 120 g, in cui abbiamo già setacciato sia il lievito che la vanillina. Versiamo un po', poca per volta, e la incorporiamo. Mescolate energicamente per far sì che non vengano grumi. Il nostro impasto è già pronto, quindi una volta che l'impasto è pronto prendiamo una teglia 28x20, aiutandoci con una spatola versiamo il composto nella teglia. Noi ovviamente lo facciamo con, in questo caso con le mele, ma questo impasto va bene sia per le mele, se volete mettere una pera, se volete mettere anche una mela diversa, una Pink Lady, una Smith, se vi piace il contrasto tra il dolce e l'aspro della mela Smith. E poi, come sempre, è una questione di gusti. Quindi prendiamo il nostro impasto, ci aiutiamo livellandolo. Allora ragazzi, abbiamo sistemato le mele, come vedete, e nella ciotola in cui abbiamo messo le mele e lo zucchero si forma un liquido che è molto saporito, ovviamente non è altro che zucchero, succo di mele, succo di limone. La teglia è stata imburrata e farinata in precedenza. Ora abbiamo riscaldato il forno a 175 gradi, andiamo in cottura per circa 20 minuti, a più tardi. Allora ragazzi, la nostra torta di mele è pronta, dobbiamo solo farla raffreddare e poi ve la farò vedere quando l'abbiamo tagliata. A più tardi. Allora ragazzi, la nostra torta è pronta, come vedete è cotta bene, bella soffice, morbidissima. Ora la spolveriamo solo con un po' di zucchero a velo e la possiamo degustare. Questa la potete usare sia come torta classica da colazione, oppure con l'aggiunta di una crema inglese la potete servire anche come un dessert. È buona per ogni occasione. Alla prossima.